Posso, da tanti anni. Da 25 anni, lo so. Mi fai da madre, da padre. Hai dedicato tutta la vita a me. Ma chi te l'ha chiesto? Chi te l'ha chiesto, eh? Hai deciso tu di mettermi al mondo senza un padre. L'hai deciso tu. Hai deciso di vivere senza un marito. Complimenti. Vuoi stare sola? Accordi, fallo. Ma la devi smettere. Luigi, vieni qua. No, non dire così, ti prego. Amanda, noi dobbiamo intervenire. Non è giusto, povera Sandra. Sono problemi loro. Noi non ci dobbiamo intromettere, vieni via. Ma che cosa dice pure io? Luigi! Cosa? Vieni via! Subito! Stamattina abbiamo fatto un po' tardi, eh? Beh, tu di alla maestra che è colpa mia, eh? Ok? Amore, ciao, ciao. Ciao. Tu, fai il bravo, eh? Sì. Buongiorno, signora. Ciao. Ciao, Mario. Ciao. Senti, no, dico, ma tu sempre in ritardo. Ho portato a scuola il bambino. La perizia ce l'hai? Sì, ce l'ho, però non la firmo, eh. Come non la firmi? Ma io non sono un architetto, sono un geometra. Ma che ti frega, lascia fare a me, Fabrizio, andiamo, su, vabbè, ma forza. Ma tu hai parlato con l'assessore? Ma sì, ha detto che è d'accordo. Hai chiesto cosa ne pensa, perché se almeno ci desse delle assicurazioni, non so. Ha detto che quelle perizie, una volta depositate...